Buongiorno a tutti e benvenuti all'inaugurazione di questo comitato elettorale di Via della Resistenza. È l'ennesimo punto voluto da Cristoforo Sarvati per i candidati e per i cittadini in un'area di scafati particolarmente attenta a tutto quello che ruota intorno a quelle che noi stiamo vedendo, e poi dopo vi spiegherà il sindaco quali e quelle false promesse che stanno facendo su fondi intercettati dall'amministrazione Salvati. Quindi sarà anche un modo per salvaguardare chi in questo momento va prendendosi meriti e medaglie che non ha, anche perché probabilmente non era neanche a scafati mentre l'amministrazione Salvati lavorava. Voglio ringraziare Cristoforo Salvati, che vi saluta, ma dopo lo sentiremo. Magari si è postato anche con un saluto del senatore Cozzolino. Allora, un bellissimo saluto e soprattutto un grande ringraziamento veramente di cuore per la vostra disponibilità ad affrontare questa ennesima battaglia. Sono momenti difficili, però molto esaltanti. Ognuno di noi deve mettere in campo tutte le forze che ha. È un tipo di elezione, questo diverso dalle altre. Bisogna veramente combattere fino all'ultimo momento, all'ultimo voto. Vi annuncio qualcosa che non sa nemmeno il nostro giornalista, ho parlato con mio nipote, e apriremo ancora un'altra sede, un altro comitato elettorale in questi giorni di Via Cesare Battisti. Perché è importante anche in quella zona, che è la zona di Scafati Antica, far sentire la nostra presenza, anche perché i nostri candidati sono disseminati per tutto il territorio, e come qua oggi per interessamento del carissimo Rimaldi si apre questo comitato, si aprirà il vostro sforzo. Il nostro sforzo non sarà limitato solo a questo. Io non vi faccio nessun discorso politico, che non è proprio il caso, anche perché sono i politici in capo in questo momento che stanno combattendo come combattevano una volta. E quindi è importante ringraziare, e lo ringrazio personalmente qui a nome di tutti voi, il nostro carissimo consigliere regionale. Grazie. Molto diversamente, ma in modo diverso dagli altri, è sempre presente. Altri sono venuti, ed è giusto che siano venuti, hanno portato il loro saluto e il loro contributo. Invece Carpentieri non è solo venuto, è qua per combattere insieme a voi e insieme a noi. Allora, innanzitutto grazie per le belle parole, senatore. Cosa dire? Grazie per l'entusiasmo, perché ne vedo tantissimo, grazie per la vostra presenza qui questa mattina, e grazie anche e soprattutto innanzitutto per l'invito. A volte, senatore, e lo dico anche a Cristoforo, lo dico un po' a tutti quelli che hanno un ruolo pubblico, ecco, che cosa noi saremo senza, ecco, l'umana, fraterna, costante solidarietà della gente? Noi, ecco, uomini pubblici, amministratori, saremo soltanto, ecco, degli esecutori di ordini, uomini senza qualità. Per questo noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno degli scafatesi, abbiamo bisogno della città, abbiamo bisogno di tutti quanti voi per stare vicino al nostro candidato sindaco Cristoforo Salvati. E allora io sono molto bene, mi rivolgo veramente all'intera città di Scafati, ecco, al di là degli schieramenti politici, perché io sono di Fratelli d'Italia, ma per me siete tutti quanti uguali. Siete tutti quanti uguali perché? Perché innanzitutto
Ecco, siete al fianco di Cristoforo, ma soprattutto volete bene a questa città. Quindi per me i candidati di Fratelli d'Italia e quelli delle altre liste siete tutti quanti uguali, perché avete questo amore, questa passione per questa città. Avete scelto Scafati e gli scafatesi. Io vi ringrazio dal profondo del cuore, veramente. E allora l'invito che faccio alla città di Scafati, che al di là degli schieramenti politici, al di là della fede di partito, al di là di qualsiasi speranza, è il 14 e il 15 maggio, stringetevi intorno a una persona, intorno a un uomo che ha fatto la storia qui a Scafati, intorno a un uomo vero, intorno a un uomo capace, ma soprattutto intorno a un uomo onesto, che mette il massimo della passione nelle cose che fa. E soprattutto presente. Non ci sono cattive. Io ho ancora negli occhi e nel cuore, Cristoforo, quel grande spettacolo di folla, cara Nunzia, di entusiasmo che ci avete regalato il 16 aprile alla Sala Don Bosco. Ci avete dato veramente, durante la prima tappa del nostro viaggio elettorale, ci avete trasmesso soprattutto una grande energia. Questa energia serve per i candidati, ma serve soprattutto per Cristoforo, per fare di Scafati un posto in cui è bello vivere. E può capitare, in un momento particolare, un momento di grandi responsabilità, che un uomo, e soprattutto un uomo politico, può essere anche sfiduciato, può essere tradito, e allora in tanti possono anche decidere, signora, di fermarsi. Tu, Cristoforo, non hai deciso di fermarti, non ti sei fermato perché credi profondamente nei risultati raggiunti, non ti sei fermato perché ti sostiene la forza degli obiettivi che puoi ancora raggiungere per questa città, non ti sei fermato, la verità, perché ami questa terra, vuoi bene agli scafatesi e alla città di Scafati, hai scelto loro. E allora a tutti quanti voi vi dico, il 14 e il 15, scegliete Cristoforo Salvati, ma soprattutto ricordatemi una cosa, scegliete con il cuore, perché non sbaglia mai il cuore. Grazie. Grazie a Nunzio Carpentieri, che veramente combatte ogni giorno con noi per portare avanti le nostre battaglie, le nostre idee. È il momento di Cristoforo Salvati. Partiamo dal perché questo comitato in via della Resistenza. Innanzitutto buongiorno. Sapete, è una campagna elettorale entusiasmante. Siamo partiti oggettivamente con delle difficoltà, che poi è chiaro, la rincorsa dopo la sfiducia, le varie vicende del nostro partito ci hanno inizialmente rallentato, però abbiamo una grande forza, un grande coraggio. Devo ringraziare anche il coraggio di Nunzio Carpentieri, di Beppe Fabbricatore, di aver fatto una scelta, perché poi la politica è questo, scegliere. E rispetto a tutto questo ci siamo appunto messi in cammino tutti quanti insieme, venendo da un momento anche difficile dal punto di vista psicologico, perché poi quando lavori con onestà, con trasparenza, con disponibilità, accettare una sfiducia non è anche dal punto di vista psicologico un momento facile. Poi eventi tragici familiari hanno determinato ancora più quella difficoltà. La volontà della mia famiglia è che continuassi questo percorso di legalità, di onestà, di disponibilità, per avere una classe politica che merita questo termine, che ha la fiducia della gente, che si pone all'attenzione degli elettori senza avere interessi particolari o perché non ha interessi appunto sulla città, avere questa imparzialità della vita politica per le scelte ottimali della città, ci dà il coraggio, la forza di continuare. Ieri sera abbiamo fatto delle bellissime riunioni, da signora Felta, da Vincenzo Pipitone, la nostra proposta che ci sta chiamando tutti per fare altri incontri nelle nostre comunità, nei nostri territori, nel centro storico, nel 31 al 28, via San Vincenzo, a Bagni. Noi siamo su tutta la città, i nostri candidati sono persone che molto spesso iniziano la vita politica con questa nostra proposta,
questo gli dà un segnale importante, vuol dire che non abbiamo comitati di affari, non abbiamo politici, politicanti, ma abbiamo la forza della gente comune che vuole dare il proprio supporto a questa persona, a questo partito, a queste liste civiche. È il segnale importante, perché non abbiamo interessi da mettere in campo sulla città, abbiamo soltanto la volontà di fare una politica di servizio per poter dare disponibilità a questa grande città che è Scafati. Leggo poi di tante vicende le quali molto spesso mi viene da sorridere, personaggi che vanno davanti all'ospedale e fanno comprendere che cosa potranno fare per l'ospedale. Io penso che l'unica cosa da fare per la sanità campana, che sicuramente l'onorevole Carpentieri concorda con me, è quella di commissariarla, perché il presidente De Luca ci ha risolto veramente un risultato valoriale. Pensare che un'emergenza del 118 arriva dopo mezz'ora, pensare a un ospedale declassato come il nostro, vuol dire che sostanzialmente dobbiamo cambiare completamente rotta, e credo che questo sia un segnale importante con il quale lavorare insieme anche per quelle che saranno le prossime regionali. Io credo che la presenza di questo comitato, Via della Resistenza, il terzo comitato, inauguriamo il quarto all'inizio settimana prossima, rappresenta un segnale importante per questa parte di città, una città che è stata destinata negli anni Ottanta, perché no, ad una speculazione edilizia che molto spesso non ha lasciato spazi veri, possibilità di incontro, e quindi ovviamente la prospettiva, il sogno, la volontà di questa prossima amministrazione, se chiaramente gli elettori ci conforteranno della loro fiducia, è quella di rilanciare ovviamente quelli che sono quei campi da tennis abbandonati. Abbiamo fatto a metà del percorso, facciamo solo un atto deliberativo di indirizzo, dovremo chiaramente esternalizzare quei campi da tennis, dobbiamo pensare ovviamente a riqualificare il parco primato, è una volontà ovviamente per il 2023, purtroppo grazie a questa manovra sconsiderata e la sfiducia ci siamo fermati, è una volontà importante per questo territorio si ama, Via della Resistenza, tutte le strade di questa città, si ama con una presenza costante sul territorio, con la disponibilità di stare appunto sul pezzo per poter dare ovviamente le risposte concrete a questa città. Non credo che i commercianti di questa strada gradiranno la nascita di un centro commerciale voluto a qualche altro candidato sindaco. Non credo che, rispetto alla difficoltà che vivono quotidianamente, il rilancio della grossa distribuzione possa aiutarli nelle loro difficoltà. Questo è il nostro senso della città, il nostro senso di appartenenza, essere vicino alle classi produttrici, a coloro che chiaramente vivono la propria identità attraverso ovviamente la presenza e appunto l'impegno sul territorio. Io siamo stati chiari sin dal primo giorno rispetto al no al centro commerciale, lo saremo chiaramente anche nelle settimane in cui ci mancano per il voto. Io penso che rispetto a tutto questo la nostra passione deve essere tanta per poter arrivare al risultato. Ripeto, una battaglia elettorale difficile, però credo che con il lavoro di tutti, vedo che una crescita politica costante, continua, anche devo dire esponenziale, perché poi è chiaro, rispetto ai primi confronti aumentano moltissimi cittadini che vengono ad ascoltarci, la macchina del fango in questi 4 anni, dei vecchi tromboni che adesso sono collocati sul loro presunto carro del PC, dove hanno delegittimato la mia persona, ma hanno delegittimato anche la vostra presenza qui oggi, nel senso che rispetto alle grandi risposte che abbiamo dato, le opere pubbliche, le assunzioni, il sociale, non si può andare a dire Salvati non ha fatto niente, perché purtroppo mi dispiace per loro, l'unico attacco che possono fare è questo, non possono dire cose illegali che ho voluto fare, che non so neanche in mente di poterle pensare, perché vivo in una dignità, diciamo, anche morale, perché credo che appunto la classe politica sia la disponibilità verso appunto le difficoltà dei cittadini. Allora
rispetto a tutto questo. Noi continuiamo questa battaglia, inaugureremo altri comitati ovviamente nel nostro territorio e per questa zona. Qual è la nostra idea? Quella ovviamente di rilanciare il parto primario, di pensare perché no anche a questo bene archeologico di Via della Resistenza, Villa Pompidio, dove il Ministero della Cultura destinò oltre 300.000 euro per una sua riqualificazione. Allora anche questo, pensare perché no anche ad un sogno di una meta turistica qui in Via della Resistenza. Segnale di ripresa di una identità che è quella storica, che è quella appunto del turismo culturale. Non a caso verrà chiudere la campagna elettorale il ministro della cultura San Giuliano Scafati. E chiederemo un impegno particolare in questo bene archeologico per il turismo religioso e per le nostre varie contrade e ovviamente per la valorizzazione dell'ex come edificio borbonico. Questa è la cultura, questa è la nostra appartenenza a questa città, alle radici, alla storia. Rispetto a tutto questo credo che, ripeto, il vostro impegno deve essere costante, quotidiano, dalle 8 del mattino alle 24 di sera, a dare la testimonianza dei 4 anni della nostra amministrazione precedente e dei prossimi 5 anni, perché faremo capire che la nostra proposta è da quella moralmente più valida, quella tecnicamente più valida. Ho sentito qualche altro discorso, non avevano proposte, parlavano soltanto Mario Di Cristoforo Salvati della sua amministrazione, probabilmente non hanno idee da mettere in campo per questa città. Lavoro di qualificazione appunto di Via della Resistenza, questione perché no anche diciamo dell'ordine pubblico, perché è una zona nelle quali purtroppo si verificano innumerevoli furti come le altre parti purtroppo del centro della città, e quindi anche questo aumentare il livello di sorveglianza sul territorio, aumentare l'organico delle forze dell'ordine, alla tenenza passare alla compagnia, dare ovviamente una sede alla compagnia dei carabinieri. Ovviamente anche la polizia municipale fa il suo lavoro, ringraziamo per il lavoro fatto, però è chiaro che bisogna agire in sinergia, pensare a Scafati come una grande città che vive purtroppo anche le influenze negative dei paesi purtroppo hanno a sud di Napoli, e quindi chiaro aumentare il livello appunto di controllo del territorio. Questo è il mio impegno, questo è il vostro impegno, questa è la forza del nostro partito, le nostre liste civiche, legalità, diciamo rispetto delle tradizioni culturali, ma soprattutto un grande impegno civile per questa città. Lo merita, perché Scafati non si vende e non si compra. Scafati si ama solo. Grazie. Sull'area di Via della Resistenza, trovate tutto il programma sul sito di soprasalvati.it. Tra l'altro il sindaco vorrebbe invitarvi anche un importante incontro che ci sarà il 5. Sì, chiaro che stanno già i candidati, che il 5 alle 19.30 un grande incontro all'Hotel Nelton, ovviamente con tutti i cittadini, i candidati, andremo a dire in quella zona della città che cosa vogliamo fare. Faremo vedere la piazzetta 31, i fondi intercettati dalla mia amministrazione, i progetti definitivi esecutivi che sono quasi pronti, faremo vedere nel concreto che cosa ha fatto questa amministrazione che diciamo ha avuto la dignità e l'onore di diciamo dirigerla rispetto ai 4 anni appunto del mio mandato. Rispetto a tutto questo, ripeto, andremo in quel territorio a far compiere la nostra volontà, la nostra capacità dei 4 anni precedenti, dei 5 anni, se chiaramente la città ci riproporrà ad amministrare. Grazie.